Con questo video iniziamo una serie di video sull'argomento dei limiti, quindi faremo degli esercizi sui limiti e esattamente le verifiche e poi il calcolo, che è l'argomento, diciamo, più sostanzioso. Allora, come prima cosa vediamo cosa si intende per limite. Intuitivamente il limite è un'operazione che permette di andare a vedere cosa succede ad una funzione quando la variabile assume particolari valori. La scrittura è la seguente: il limite per x che tende a x con 0 di f di x uguale l. X con 0 ed l possono assumere valore che è appartenente ai numeri reali, quindi possiamo scrivere x con 0 appartenente ai numeri reali e l appartenente ai numeri reali, ma possono assumere anche valori di più infinito e meno infinito, sia x con 0 che L. Quindi diciamo l'insieme è R unito più infinito unito meno infinito. Come prima cosa, diciamo che intuitivamente, come dicevo, il limite è quell'operazione che permette di vedere cosa succede alla funzione quando la funzione assume questi valori, che possono essere particolari perché oltre a più e meno infinito, la funzione può tendere. Potremmo voler sapere cosa succede alla funzione in particolari valori al limite del dominio di esistenza della funzione. Per esempio, quando abbiamo un denominatore, vedere cosa succede alla funzione quando la x si avvicina al valore del denominatore, oppure quando abbiamo, per esempio, una funzione logaritmica e così via. Come primo argomento, cerchiamo di capire cosa significa verificare un limite. Quindi verifica dei limiti. Verificare un limite significa capire se effettivamente il risultato dell'operazione, del calcolo del limite, ci dà il risultato ottenuto. Scriviamo un piccolo schema che ci permette di poter eseguire la verifica. Quindi, come primo punto possiamo scrivere che a seconda del valore del limite, quindi di L sostanzialmente, del limite L, bisogna scrivere una delle seguenti disequazioni. Allora, il limite per x che tende a x con 0 di f di x uguale più infinito implica la risoluzione della disequazione f di x maggiore o uguale ad m. Limite per x che tende a x con 0 di f di x uguale meno infinito implica la risoluzione della disequazione f di x minore o uguale a meno m. E infine il limite
per x che tende a x con 0 di f di x uguale un limite finito L implica la risoluzione della diseguazione valore assoluto di f di x meno L minore o uguale ad epsilon, che significa risolvere il sistema f di x meno L maggiore o uguale a meno epsilon, f di x meno L minore o uguale ad epsilon. Fatto ciò, il secondo passo per la verifica è la risoluzione della diseguazione, che può essere non banale in caso di funzioni di grado elevato oppure che coinvolgano logaritmi esponenziali o funzioni trigonometriche, quindi risoluzione della diseguazione. Terzo passo, una volta risolta la diseguazione, esaminare le soluzioni. Verificare che ciò che si è ottenuto sia un intorno di x con 0 e quindi nel caso in cui x con 0 sia di un valore finito, bisogna verificare che la x appartenga a un intorno appunto di x con 0. Nel caso di più infinito, bisogna verificare che la x appartenga a un intorno di più infinito, nel caso di meno infinito bisogna verificare che la x appartenga ad un intorno di meno infinito. Ora, iniziando a fare gli esercizi, chiariremo anche cosa siano questi m e questi epsilon e poi operativamente come giustificare quello che abbiamo scritto.